Sono io, 2014, Londra, mentre lavoravo in un negozio di frullati dentro ad un centro fiere. Ebbene, dopo aver fatto centinaia di frullati e servito ad ogni tipo di persona, un giorno c'è stata la fiera degli animali. Ma oltre a esserci cuccioli coccolosi, gattini e cocoriti, c'era tutta una parte relativa agli animali esotici. Serpenti, scorpioni, scolopendre giganti e soprattutto tarantole. Tante tarantole. Ora, dovete sapere che io ho avuto sempre una gran paura dei ragni, direi proprio aracnofobico, fin da bambino. E questa è la storia del giorno in cui sono entrato nella mia comfort zone. Ma fermi tutti, prima di finire di raccontarvi la storia, volevo spiegarvi perché, se avete fatto caso, ho detto che sono entrato nella zona di comfort invece di dire sono uscito dalla zona di comfort. Avete presente le frasi motivazionali sull'uscire dalla zona di comfort, mostrandovi gente che si lancia dal paracadute, che fa rafting in acque pericolosissime o quant'altro? Non so voi, ma io mi gaso sempre quando vedo certe immagini. Ma siamo sicuri che queste persone stiano realmente uscendo dalla zona di comfort? Cos'è la zona di comfort? Oggi vi dirò perché ci hanno sempre mentito riguardo a questo argomento. Chi ci ha mentito realmente non si sa, ma fa sempre effetto dirlo. Praticamente riguardando le foto appunto di Londra mi è venuta in mente di questa storia qui e il mio cervello ha cominciato a lavorarci fin quando mi è venuta una illuminazione. E ho pensato a un nuovo modo di vedere le cose, ovvero che la zona di comfort è un obiettivo a cui ambire, un obiettivo da raggiungere e non evitarlo. Datemi un attimo e vi spiego meglio la teoria. E quindi durante la pausa pranzo di quel giorno ho colto l'occasione per farmi un giro nella zona degli animali tropicali e un po' schifato mi sono avvicinato all'area dei ragni. Anche se intimorito in realtà ero ok, essendo tutti questi animaletti rinchiusi dentro a delle solide scatole di plexiglass. Fino a quando... Partiamo con un esempio classico. Avete presente Felix Baumgartner? Non credo si pronunci così. L'uomo che nel 2012 si è lanciato da 39 km d'altezza con solo il paracadute, superando la velocità di caduta libera della storia dell'uomo. Il punto è, quest'uomo è uscito dalla zona di comfort o c'è entrato? Secondo voi lui starebbe meglio nel divano a casa a guardare chi fa le cose o ad amareggiarsi per tutte le cose che non ha fatto nella sua vita? O è più felice di svolgere quelle attività e di sentirsi libero come una meteora in mezzo al cielo? Se lui ha questa passione ardente degli sport estremi, vuol dire che fare uno sport estremo è la sua zona di comfort, mentre quando è a casa è nella zona di discomfort. Ok, questo è un esempio estremo. Ora facciamo un caso più realistico, un po' quello che accomuna tutti noi, una continua e leggera insoddisfazione della vita, potrebbe essere del lavoro, di non provare nuove esperienze, di non essere felici con il proprio corpo e quindi ogni volta diciamo dobbiamo andare in palestra, diciamo che vogliamo cambiare lavoro, vogliamo girare il mondo e invece ci ritroviamo davanti a Netflix a passare le serate così. Però una cosa è chiara, se stiamo davanti a Netflix non siamo nella nostra zona di comfort dove tutto funziona, siamo nella nostra zona di discomfort. Fino a quando un ragazzo con il ciuffo un po' in stile Justin Bieber dell'epoca ha aperto una di queste scatole prendendo in mano una tarantola. Ok, in quel momento devo ammettere di essermi allontanato il più velocemente possibile da quel pazzo, anche se in realtà era un tizio dello staff. Però da lontano ho notato una cosa alquanto strana. Si era formato una specie di cerchio composto di curiosi tutto attorno a lui e si erano cominciati a passare di mano in mano la tarantola. Pazzo, dissi io, e pazzi anche tutti gli altri. E quando ci viene spiegato di uscire dalla zona di comfort, secondo me vuol dire cercare di entrarci, passare da
una fase di tranquillità, di monotonia, a invece una fase di nuove esperienze e forse di euforia. E quindi l'obiettivo dovrebbe essere quello di riuscire a essere nella zona di comfort e rimanerci il più tempo possibile, non riuscirci. Perché se sei nella zona di comfort vuol dire che sei felice, che non sei insoddisfatto. Ok, qualcuno potrebbe dirmi è un semplice gioco di parole tra comfort e discomfort, e può anche essere vero, però lo stesso concetto si può vedere in un modo o nell'altro, e secondo me questo mio nuovo modo di vedere le cose, ovvero che siamo nella zona di discomfort e vogliamo entrare in quella di comfort e restarci, è ancora più stimolante. Ok, eccomi qui, sono tornato. Quindi eravamo rimasti al fatto che questo gruppo di curiosi si stava passando la tarantola di mano in mano. E c'erano sia adulti che bambini. Una cosa strana. E soprattutto, cavolo, loro hanno il coraggio di farlo e io no. Devo fare qualcosa. E attenzione, probabilmente nella situazione attuale, quella di discomfort, c'è qualcosa di comfort. Se vogliamo andare nella zona di comfort, ricordiamoci che nella zona di discomfort, o quella attuale, in realtà probabilmente c'è qualcosa che ci piace, ce lo dobbiamo portare. Magari non ci piace il lavoro, ma ci piace la relazione con il nostro partner, quello ce lo portiamo. O al contrario, magari ci piace il lavoro, ma ci sentiamo vuoti perché non abbiamo attività extra lavorative. Allora il lavoro ce lo portiamo avanti e magari alla sera o nei weekend si prova a fare qualcosa di diverso. E niente, tutto questo spiegone per dirvi che quel giorno lì il mio obiettivo non era uscire dalla zona di comfort come pensavo all'inizio, ma quella di entrarci. Infatti la mia zona di discomfort era avere paura dei ragni, essere aracnofobico, e non avere la paura dei ragni è una zona di comfort. Quindi spero di non avervi annoiato troppo e riprendiamo la storia. E così, preso da una foga che ancora non riesco a capire da dove sia arrivata, sono andato lì e ho chiesto anch'io di poter tenere in mano la tarantola. Ecco a voi il filmato. Only a little baby. Che dire, ero abbastanza schifato al momento e se devo essere sincero avevo mangiato poco prima e sono rimasto con il mal di pancia tutto il pomeriggio perché mi si era bloccata la digestione. Ma da quel giorno ho superato buona parte della paura dei ragni, non dico ancora del tutto, ma direi che non mi fanno più impressione come una volta. Tenere in mano la tarantola penso sia l'incubo peggiore di ogni aracnofobico. E niente, devo dirvi che sono stato veramente felice di aver avuto quel piccolo momento di coraggio che mi ha aiutato a entrare nella mia comfort zone, almeno per quanto riguarda le mie paure.